Bene ragazzi, bentornati in un fantastico video. Premetto, è un po' lunghino, però è una costruzione per il quale Giulio voleva farsi perdonare per l'ultima volta. Quindi senza ulteriori indugi, vi lascio il video. Ciao a tutti! Vabbè, ci sta, niente cavalli. Vabbè, niente cavalli, grazie Giulio, ti ho chiesto un solo favore, ma a quanto pare niente. Aspetta, andrò a far vedere cosa ho fatto intanto in casa. Esatto, vai. Allora, dicevamo che qui sotto, vicino al mausoleo, siccome era un po' tristino, ci ho fatto un fantastico orticello di patate, carote e barbabietole da zucchero. No, com'è che si chiamano queste cose? Canne da zucchero. Poi qui c'è tanto altro spazio, sicuramente ci sarà un recinto di cavalli probabilmente. Devo solo inventarmi come farlo. Sarebbe stato un recinto di cavalli scheletrici, ma qualcuno non mi ha voluto aiutare. Ma... e quindi non si è fatto niente. E poi qua ieri abbiamo fatto un giretto con Sabi. Ah, c'è un ragno, che schifo, cosa vuoi ragno di merda? Giulio? Mi viene a uccidere il ragno? Aspetta che sto togliendo la deturpazione del territorio. Ho capito, ma mi sta camperando. Ma è giorno, non ti può attaccare. Se esco e mi mena, mi incazzo, eh. Va bene. Giulio, mi sta camperando fuori casa, no, è impossibile. Non ti mena! Giulio, è incazzatissimo! Ti vuole è sparito. È Spider-Man, è sui muri, Giulio! È ovunque! Dai, vieni nella lava, che ti butto nella lava se mi segui. Prova a venire qui. Dai, ragno, sono qui. Ti sfido, vieni. Se lo fisso, si incazza. No, ma non ti sta attaccando, no. Guarda. Ah, c'è ragione. Si fa i cazzi suoi. Hai capito che è più forte? Allontanati, merda! Ah, ecco. Io mi gli ho fatto paura, guardalo là. Allora, Giulio, qua di fianco ho fatto vedere appunto l'orticello. Qua farò un recinto, presumo, di cavalli, non più scheletrici, perché qualcuno li ha ammazzati tutti. Non facciamo nomi, Andrea? Cioè, mi sono sbagliato. Volevo fare una cosa, perché mi ha detto Sabri: Andre, per i cavalli serve lo zucchero. Io ho collegato, Andre non può mangiare zucchero nella realtà, Andre fa una farm di zucchero. Cioè mi sembra una cosa logica. Giustissimo. Però siccome per me è arabo, tu mi servi in questo. Ok, vai. Quindi maestro, dimmi te che materiali ci servono. Vediamo cosa abbiamo già in casa. Voglio fare una farm automatica di canne da zucchero. Ok, intanto che Giulio ripensa ai materiali, allora facciamo qui, si prende il nostro osso fortissimo e si spaccano i cactus. Allora Giulio, sì. Hai fatto mente locale di quello che ci serve? Sì, ho allora, trovato la farm giusta. Ok, bella spero, eh? Bellissima. Dimmi tutto, vediamo se abbiamo tutto, se no ce lo andiamo a procurare. Allora, ci servono gli slime. Ok, quella è roba tua. Visto che io ne avevo 4 e me li hai fregati. Quindi adesso sono passati già 3 giorni, voglio gli interessi, sono diventati 50 che me ne devi. Allora, vediamo un attimo se ce li ho. Ti faccio esplodere. Io gioco nel server dove ricevo solo minacce di morte. No, ne ho 14, ma non ci bastano 14, quindi andiamo un attimo a farli. Ok. Tanto che tu cerchi un paio di slime, Giulio, cosa posso procurarmi io che ci può servire? Un pistone appiccicoso che ce l'ho. Ci serve quanti pistoni ci servono? Uno. Uno? Ok, ne prendo 5. Eh? Eh? C'è lag. Ma? Uno preso. Poi ci serve la sabbia, perché... Sabbia? Leggenda, dimmi che quella... leggenda narra che la canna da zucchero sulla sabbia cresce prima. Allora, vediamo, io di sabbia per ora ne ho 64 più 25. Conta forse ci basta. Sì, ha voglia, ce ne saranno 7. Ah, ok, è un botto di sabbia, allora a posto. No, non ho detto un botto di sabbia. Vabbè, io parafraso, leggo tra le righe. Io ho queste capacità. Poi, ci serve dell'acqua. L'acqua abbiamo qualcosa infinito. Me lo sono fatto lì di fianco. La tramoggia, mi pare. Chi? La tramoggia. L'hopper. Si mangia? No. Tramoggia. Cerchiamolo qua. Ah, tramoggia, capito. Poi ci servono delle casse. Aspetta, quante tramogge? Una. Una tramoggia, quindi mi serve un baule, 5 cosi e però altre 2 casse. Poi ci serve... Sì. Allora, quanti bauli ci servono? Uno. Due, cioè due per farne uno grande. Poi ci serve un materiale... spostabile. Però la tramoggia serve il baule, scusa. Eh? Per fare la tramoggia serve il baule, ho visto. Quindi ce ne servono almeno 3. Sì.
Io pensavo che la tramoggia l'avessi già fatta. È un attimo, Giulio, sono andato a prendere il legno. Poi ci serve un materiale che si possa spostare. Quindi in questo caso, se a te piace la sandstone, possiamo usare la sandstone. Quella levigata? Sì. Sì, è andata, così Quindi ne rimane servono lì. 7 di quelli. Vabbè, quelli c'ho un baule pieno. Ci ho dato Anzi. pesante al lavoro. Ah. E poi gli slime che adesso vado a cercare perché è impossibile che li abbia già finiti. Io credo in te, Giulio. Ma intanto che Giulio trova l'elemento essenziale, ovvero... La gelatina. Esatto. Insomma, sa fare le cornici da esposizione, perché così almeno viene una cosa più carina. Quindi prendiamo la cornice fatta qui, la mettiamo qua. Mettiamo uno qui e uno qui. L'hai già preso i pistoni Adesso, appiccicosi? uno mi hai detto. Sì. Mi hai detto, Giulio, che si poteva anche mettere un simbolo dentro la cornice per far capire cosa c'è dentro. Esatto. Ok, facciamo finta che io non lo sappia. Eh? Come si fa a mettere il coso dentro? Basta solo che ce l'ho in mano? Ce l'hai in mano e clicchi col destro sull'item frame. Lo sapevo, lo deve essere attento. Ah. Allora, Andre, ho trovato gli slime block. Per chi segue anche la mia serie, saprà che li ho utilizzati, cioè avevo provato a utilizzarli, che poi senza successo, per fare un ascensore che non andava più cioè nella versione in cui noi giochiamo adesso, che è la 1.12. Questa è una roba un Ah, po' quello più. che ti ho dato una mano io, che Esatto, mi hai no, chiesto, tu non hai Andre, ti fatto prego, proprio niente. aiutami. E quindi mi sono avanzati tutti questi slime block, e io che sono un buon amico. Ah, c'è un creeper, buon amico! È un creeper! Allora, lo prendo, so io cosa farci. Oh, cosa vuole questo? Questo vuole i soldi? Ma non è giorno? Sì. Cosa Ma vuole? lui è Guarda la una. cornice. La super cornice forte. Allora, Ah! quindi abbiamo tutti i materiali che ci servono, Tutti i Andre. materiali. Assurdo. Allora, sei pronto? Dimmi tutto, Sensei! Andiamo a scavare un tunnel. A parte che dove sono. Aia! Ma che palle! Scusa, ma Perché c'è sempre qualcuno che mi mena? io avevo 200 fornaci. Dove cacchio sono finite? Ok. Chiuso. Torniamo su, allora Rewind! riprendo la mia acqua, chiudi tutto Sì. col legno lì, che ce l'ho anch'io, adesso lo caccio fuori, Ok. e facciamo tutto questo un livello più in alto, quindi qui non so se tu vuoi il Oh. legno, scegli un materiale, Arenaria. ok, fallo in arenaria, dammi un po' d'arenaria così ce l'ho anch'io per lavorarci. Fatela bastare. Uno. Ho sbagliato tasto, un attimo. Metti troppa fretta. Ok. Ok. Ah, perché ho capito. Quindi qua ci deve andare l'acqua poi. Esatto, quindi 1, 2, Visto? 3, 4, 5, 6. 5, E 6. qua facciamo così. Quindi qui ora Ok. mettiamo l'acqua. Qui E arriva qua sotto. metteremo la tramoggia. Ci serve Ok. un'altra tramoggia. Allora, cesta. Mettiamo ta 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 ta. Una e due. Esatto, poi dammi la tramoggia. La devi mettere lì in mezzo? Sì. Rompiamo questo. Un attimo, perfetto. E guardando la cassa solita. Oi, la corrente mi porta via. Così, ok. E ora chiudi. Aspetta perché... Così. Ok. Teoricamente droppo una carota d'oro, guarda. Ci abbiamo fatto una farm di carote d'oro? No. Quindi tutte le cose che cadranno qui dentro andranno a finire nella tua cesta. Fatto! Ragazzi, per questo A episodio posto, è è così che si fa la farm di carote tutto. d'oro. E noi ci si becca con Stay Angry. Allora, ora prendiamo Dimmi. la sabbia e Sì. Andre molto rapidamente la vai a sostituire qui. Vai, tu spacchi e metto. La sabbia! Sabbia! Vai, io. Te l'ho detto, Dio, che doveva mettere la sabbia. Fatto. Fatto, benissimo. Ora, qui è dove ci andranno le nostre Esghere. esghere, canne da zucchero, chiaro? Sì. Mettiamocele già così ci facciamo un'idea di più o meno come andranno le cose. Vivo. Ecco fatto. Ora Allora, dobbiamo andare aspettami. a piazzare altri blocchi di arenaria qui così. Vedi? Ok. E dietro ogni canna da zucchero ci dobbiamo mettere un blocco inspostabile. Indovina il perché? Perché niente si deve spostare. No, perché non si Cacchio. deve poter spostare, così la base delle canne da zucchero resta sempre e continuano a produrre all'infinito senza che tu le ripianti. Chiaro, lo volevo dire io, ma mi hai preceduto. Ok, che blocco inspostabile hai scelto di usare? La cacca Il sonora, coso blocco sonoro. sonoro, quindi lo Visto. andiamo a craftare, si fa con legno e un coso di redstone al Allora, centro. sonoro.
Ne ho 11. Fatti 11. Io ne ho 8, ne abbiamo troppi. Bene. Li mettiamo in questa maniera. Sì, se ci clicchi suonano. No, vabbè. Quando è che facciamo il pianoforte? Ora passiamo agli slime che posseggo io. Quindi, vai. Sopra. Facci sta magia, Giulio. Bravo. Quello cosa serve, oltre ad essere fighissimo da vedere? Lo slime? Sì. Serve a spaccare le cose e a muoversi all'unisono. Ah, l'unisono. Cioè nel senso... Che per chi non lo sapesse vuol dire... Contemporanea. Bravo, lo vedete, sei attento. Con Sabrina li devo fare questi test. Allora, Andre, ora, sopra il blocco di slime, che blocco hai scelto di usare? Ok, arenaria. Ok. Andre, metti l'arenaria sopra ogni blocco. Quindi in questo modo, quando noi col pistone, che adesso andremo a mettere, daremo l'impulso agli slime... Ma... I due sopra si muoveranno rompendo le canne da zucchero, mentre quello sotto resterà fermo e la base quindi resterà. Quindi questo è il... Giulio, io adesso non vorrei dire, cioè, tu non mi hai neanche fatto un complimento, cioè, senza neanche la scala, hai visto come ho messo sta arenaria super veloce saltando? Ma io pensavo che mi dovessi dire una roba seria, cioè. Ora, prendi il pistone e lo metti qua. Ah, perché così, ora ho capito, così basta che noi spingiamo uno, muove tutti gli slime e muove tutto. Non così. Così? No. Immaginavo. Dove devo guardare per far spingere verso destra? Qua. Lo metti da qui. Lo metto da qua. Non da lì! Hai detto tu da qui! Da qui! Da davanti! Al blocco davanti. Quello devi mettere. Ce l'hai tu. Bene. Lo metto io. Ma io devo imparare! Ecco. Sei un fail! Che maestro. Giulio, non da qui. Da qui, Giulio. Agnola, la inviniamo. Mettilo da qui. Facile così. A me non l'hai detto così. È fillato, ma sei scarsissimo. Ma ragazzi, come cazzo si... Questo è citare palestrante. Ora, se facciamo una prova. Io ho il mio blocco di redstone. Vai a vedere davanti. Sei pronto? La cista botta. Oh! Ah. Ok? Ok. Quindi questo è il principio su cui si basa la nostra... La termodinamica. La termodinamica, esatto. Sai che c'è caso che dovremmo spaccare casa tua, vero? No! Sai che c'è caso che ci ho messo 90 anni a farlo? Con l'arenaria, un muretto... No, ho sbagliato, non è arenaria questo. Perfetto. Andiamo a fare, esatto, un muretto sia qua che di qua. Stai laggando? No, allora, Andre, qui ci andrà il nostro osservatore, che noterà quando la canna da zucchero sarà arrivata a livello 3 e attiverà tutto il circuito. Ma direi che, visto che è la chiave un attimo della farm, lo lasciamo per ultimo, no? Sì, tanto. Tanto quello deve solo guardare, non è che c'ha sto compito, no? Ma c'è un amico, Giulio, ti sta dando un bacino? Ma? Non è Pietro? A me sembra Pietro da qui, eh. Cosa vuole questo? Non lo so, è svenuto. Che problemi c'ha quel tizio? Ecco perché non mi tornano le robe. Tu hai piazzato cose che non dovevi piazzare. Tu le hai piazzate. Io non le ho piazzate io quei blocchi sonori lì. Sei pazzo? Tu hai detto metti qui con diamino, non ti muovi. Ma cazzo, fatta male casa tua. È bellissima casa mia. Ma c'è un senso estetico. Cosa stai mettendo, Pietra? Ah, scusa, hai ragione. Questo è sbagliato. Sì, te lo volevo dire. E questo è quanto. Fatto! Fatto. Facciamo finta che io abbia capito cosa tu stia facendo. Ora sto facendo il piano dove noi andremo a mettere il circuito. Allora, Andre, già hai errato. Ma non ho fatto niente io! Andre, stai costruendo tu fallimentare ogni volta. Ho detto che già, se io ti dico che hai errato, hai quanto errato. Quanto sei scarso, Giulio. Mi sa che ho puntato... Devo farmi aiutare da Sabri, mi sa. Ero uguale, mi sa. No, Sabri che era... Ma cosa ti può fare con la sabbia? Andre, ma è tutto verde. Ma mo' aspetta, non è di gattoni. Quindi, io devo mettere un oiettatore... Così. Poi l'hopper lo metti sopra. E ora al suo interno ci devi mettere un blocco qualunque. Uno solo, di un blocco qualunque. Vetro. Messo e sparito. Esatto, giustissimo. Allora, ora ci serve un comparator e un altro blocco sonoro. Andre? Dimmi. Io non riesco a capire, non lo trovo sto comparatore nella lista. C'è un piccolo problema. Noi, no, non,
siamo mai andati, ecco, come dire, nel Nether. Ok, quindi e ci posso... quindi non abbiamo il quarzo e quindi non possiamo fare né il comparatore né l'observer block. Ah, è per questo che io non riuscivo a trovarli da nessuna parte? Esatto. Quindi diciamo che la nostra farm, che non è più automatica ma è diventata un semi-automatica, non possiamo finirla. Non possiamo finirla finché non andiamo nel Nether. Adesso noi la finiamo, sì. Però una volta che poi andiamo nel Nether ci ricordiamo e andiamo a mettere le ultime due robe che ci mancano. Dove metto la stone vuol dire che lì un giorno ci andranno cose. Stone uso uguale cose che non possiamo fare perché tu ti sei dimenticato, mettiamola così. Shh. I repeater vanno messi qui, 1 e 2. Non sto capendo, così? A vedere, 1 e l'altro 2. Esatto. Gli stone sono super forti. Questi hanno un timer che è dato dalla levetta. Quello a sinistra va lasciato normale, mentre quello a destra va messo sul 4 tick. In questa maniera. Ah. Questi danno le tempistiche all'impulso. Rotto? No, perché? Volevo provare a cambiare la levetta. Poi, ora, prendi la redstone normale e la piazzi uno qui dove sono io. Uno e due qui dove sono io. Teoricamente è finita. Ok, quindi adesso guardiamo. È arrivato a livello, ma non va niente. No, non è arrivato a livello ancora. Deve arrivare a livello 3. Nel caso, adesso, ti conviene, secondo me, qua davanti, consiglio per i ciotolini, poi fai decidere a loro. Arrivo, così guardiamo. Vabbè, dove. Qua puoi chiudere tutto a discapito che non vada sopra la redstone, capito? Ah, la redstone deve avere aria. Deve avere, esatto, il blocco, un blocco scoperto. Qua il mio consiglio è di metterci il vetro, perché così almeno vedi, e la canna da zucchero quando viene spinta non ha possibilità di andare fuori perché c'è un muro. Però così respira la canna da zucchero, non ha bisogno di ossigeno? No. Arrivo, voglio vedere. Wow! Guarda, la canna da zucchero che era cresciuta non c'è più. Ops. E c'è una redstone! Ed è, guarda, 4 lì dentro. Ah, quindi è diventato un semi-automatico. Ora è un semi-automatico. Il giorno che andremo nel Nether diventerà completamente automatica. Fra problemi vari e cose è venuta 1 ora e 27 di registrazione. Sei felice? E ora in timelapse, Andre, in 5 secondi li metterà noi che l'abbelliamo. Vai. Eccola qua completa. No, sono lontano, spero che venga a vedere. Ok, intanto che tu arrivi ci facciamo una porticella, perché per il momento è semi-automatica, lo ricordiamo. Ok ragazzi, questo è il nostro risultato completo, finito di tutto. Non più automatico ma semi. Però ho fatto un patto con Giulio che finché non andiamo nel Nether sarà lui ad attivarmelo ogni volta. È vero, ma è vero. L'ho appena deciso, Giulio. Sei vai. Pronto? Guarda com'è automatico. Go. Ecco, questo è il tutorial di come fare una farm di aia di canne da zucchero completamente automatica con l'ausilio di un amico. L'ho fatto tutto io. No, ma l'ausilio per renderla automatica. Ah, ok. Eh sì, c'è una piccola clausola. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, non dimenticate di passare anche dal canale di Giulio per lasciargli dislike e commenti negativi. Con il sito è meglio quello di Andre. E ci si becca con un nuovo video. Ciao a tutti. Ciao. Giulio, oh. 1 ora e 47. Come